Cibiana, luogo dell'anima. Lo è per chi ama la montagna nel suo significato più genuino. Lo è per chi cerca i silenzi, una dimensione più umana della vita. Lo è per l'artista che ha consegnato un pezzo della propria anima a questi angoli silenti. Ed anche per chi alla montagna, quella con la M maiuscola, ha dedicato la vita, entrando nella storia. Reinhold Messner. Uno dei più famosi alpinisti al mondo che ha consegnato alla storia mitiche imprese, in particolare tra i giganti dell'Himalaya, con le famose ascensioni senza l'ausilio dell'ossigeno sull'Everest. Fu il primo in questa impresa e fu anche il primo a salire i 14.800. Fautore dell'alpinismo puro, Reinhold Messner è rimasto affascinato dalla meraviglia di questi luoghi e in particolare dalle prospettive del Monte Rite, da lui stesso definito uno dei più spettacolari balconi panoramici sulle Dolomiti. Da questa cima a quasi 2200 metri di quota, lo sguardo spazia infatti dalle Dolomiti trentine a quelle friulane, dalle Alpi di confine ai limiti della pianura padano-veneta. È proprio qui che Reinhold Messner ha pensato di far realizzare uno dei suoi Messner Mountain Museum, adattato all'interno di un forte della Grande Guerra, l'unico dei sei fin qui realizzati non in territorio altoatesino. Un luogo dove immergersi con profondità d'animo nella storia dell'alpinismo. Il 17 settembre del 1997 sono arrivato a Cibiana, non sapevo neanche che esistesse. È cambiata Cibiana, però per arrivare ad avere sostanza questo paese deve avere almeno 50 a 100 possibilità a dare alloggio a chi vuole passare le ferie in un paesino che dà specialmente ai giovani la speranza di poter stare. Saranno i giovani a salvare questo paese che ha due o tre cuori dove è possibile fare l'albergo diffuso o una struttura simile con un centro dove si organizza attraverso il net, case ristrutturate con un bar di qua. C'è adesso il Taolà, un bellissimo ristorante con una struttura anche museale sotto, il campo base del Monte Rite. Alla base del Monte Rite, posto in paese nel borgo di Mazarié, troviamo proprio il campo base. Altro interessante spazio museale con alcune testimonianze delle esperienze alpinistiche dello stesso Reinhold Messner. Secondo me questo paese, questo piccolo comune, ha un grande futuro perché le montagne sono selvagge, fuori delle strade, fuori delle case, è tutta wilderness, quello che oggi la gente cerca, silenzio, tranquillità, non aggressività, tutto va lento. E speriamo che prima o poi la stradina che porta a Cibiana sarà un po' più larga, che l'entrata è più amichevole. L'uscita andando sul passo Cibiana è ottima, secondo me, basta. È possibile fare un turismo invernale con lo slittino, sci da fondo. Non è necessario fare grandi infrastrutture. Il sentiero che ho fatto oggi, dalla base fino in cima, del Rite c'è ed è benissimo accessibile a tutti, anche a gente un po' anziana come me. E del resto vorrei soltanto dire, se Cibiana tiene la cultura di ieri, vede come si fa turismo con una struttura che non è pompata per il futuro, ha una potenzialità vicino a grandi centri turistici come Cortina d'Ampezzo, Tobiaco, San Vito di Cadore
e non deve fare le stesse cose come fanno questi paesi o hanno fatto questi paesi più larghi, deve fare la propria strada e tenere vivo il cuore della gente locale che riceve con buona volontà, con grande entusiasmo chi è disposto a fare le ferie qui, speriamo da tutta l'Europa, perché il Rite come museo ha già un nome che va oltre l'Italia. Reinhold torna ogni tanto in paese e ne apprezza la discrezione e l'accoglienza genuina, quella che risulta sempre più difficile incontrare nelle località più blasonate. Ciò nonostante auspica lo sviluppo di quel tipo di accoglienza diffusa che può offrire un piacevole approdo per chi cerca il contatto con questo mondo e con questa natura. Cibiana di Cadore sembra in un'altra dimensione, pure se dista a pochi chilometri da località come ad esempio Cortina d'Ampezzo, la cui fama turistica e sportiva è ben nota. Questo potrebbe essere il vero rifugio per coloro che cercano proprio una diversa dimensione, più integra e serena, sia in termini di incontro con la natura alpina, così integra e selvaggia, sia in termini di rapporti umani. Reinhold Messner è una delle figure più autorevoli e rigorose della dimensione montagna e se si è trovato in sintonia con questa dimensione, qualcosa deve pur significare, qualcosa di profondamente prezioso, che ognuno di noi può scoprire, con curiosità e rispetto, tra la parete severa del Sassolungo e l'accogliente sommità del Monte Rite, tra le rigogliose foreste di abeti e larici e il focolare di una calda ospitalità. Cibiana, rifugio dell'anima.